delle tele di Roberto Ghezzi, collocate per alcuni mesi in una serie di luoghi rappresentativi e di diversi habitat del Parco regionale del Lago Trasimeno, restate a diretto contatto con gli elementi naturali, siamo entrati adesso nella nuova fase del progetto L'impronta dell'acqua. Una fase curata da Arpa Umbria, che per l'appunto ha iniziato in queste settimane ad esaminare proprio l'impronta che la natura ha lasciato su queste tele immerse così a lungo in contesti naturali diversi, dal terreno alle acque di un porto, di un fosso o di un canneto. Utilizzando lo stereomicroscopio e il microscopio ottico vogliamo provare ad individuare a chi appartengono le tracce lasciate sui tessuti e valutare come l'habitat può aver contribuito alla realizzazione del progetto artistico. Siamo solo all'inizio del nostro studio scientifico, ma abbiamo potuto verificare come i colori, le linee e le aree del paesaggio artistico impresso sulla tela sia condizionato soprattutto dalla presenza di microrganismi animali, vegetali e minerali presenti nelle acque o nel terreno. Non sono i pesci o gli uccelli, gli animali o le piante acquatiche ad aver lasciato l'impronta più evidente, quanto piuttosto le alghe brune e verdi presenti nelle acque del lago o i piccoli organismi saprotrofi decompositori del legno e le piante. Lo studio proseguirà alla ricerca di sempre maggiori dettagli e cercherà di rispondere a una domanda: quali colori contiene la